Ciao a tutti cari amici, benvenuti in questo nuovo video, in questa nuova serie Spacchetta il Team, video pilot in compagnia del nostro Axo. Ciao carissimo, benvenuto. Ciao ragazzi, bentornati sul canale, non ci si vedeva dai tempi di Via Vittoria, credo. Sì, sì, esatto, confermo. Siamo qui, caro amico, per un nuovo format al mezzo fra lo spacchettamento e il competitivo che vi spieghiamo subito. Il sottoscritto e l'ospite di turno, e non poteva altro che essere Axo, il nostro primo ospite di questa serie Spacchetta il Team, sbusteremo un pacchetto ciascuno e con i Pokémon, direttamente ovviamente da Scarlatto e Violetto, dalla regione di Paldea, che troveremo dentro, andremo a comporre un team competitivo con regolamento VGC e poi ci andremo a giocare un game secco l'uno contro l'altro. Quindi il team non lo decideremo noi, lo deciderà la sorte, lo deciderà il Sei No Tu Spacchezz, lo spacchettamento. Sei pronto, Axo? Sì, non ho mai spacchettato in questi termini, quindi sono curioso di provare emozioni strane. Sai, di solito spacchetti cercando la rara. Peraltro, invece spacchetti cercando quelli buoni. Assolutamente, peraltro ricordiamo qualche regola generale: se si trovano Pokémon base si possono giocare nella loro linea evolutiva, quindi ad esempio se si trova un Ponyard potrai mettere in squadra un King Gambit e la carta rara del pacchetto, la holo o addirittura speriamo a questo punto anche proprio la full art, sarà obbligatoria da giocarsi. Perfetto. Se sei d'accordo partiamo e allora facciamo così, a te l'onore. Bene signori, pacchetto di... come si chiamano? Quaxly, Fuecoco, Sprigatito, partiamo benissimo. Vediamo. Tappetino peraltro meraviglioso di Axo. Allora, facciamo addirittura il tricchettino, lo sai? Sì, uno sì, sotto. Per l'energia, eccolo là. Energia lotta. Oddio, Braxish. Ok, competitivamente al suo perché. Cacturn quindi dovrò giocare. Lui un po' meno. Crocodile, ok, io ho un Intimidate. Bravo, bravo, lo stavo per dire io, bravo. Mi rendi orgoglioso. Ampharos. Va bene, con questo... Ok. Camino. Vivillon. Ce l'hai le danza sto coso? No, però questo molto bene, invece. Sì? Sì, sì. Sto provando a sforzare le meningi un per po' capire. Meno. Immaginavo. Torkoal, Team Sun. Okay. Invece Team buono, Sun. Guarda, perché hai sbustato Torkoal col cane pane, eh? Perché se no te ne facevi niente, invece puoi fare delle belle combo. Ok, scambio di energia, questo non era preventivato, Pardo, che ci sarebbero state no, anche vabbè, le carte. No, vabbè, chiaro, ma fortunatamente per ogni pacchetto ci sono 7-8 Pokémon, quindi ce la facciamo. Sandile, doppione, ecco. Oddio mio. Va bene. E ricerca accademica, come la gioco, Pardo, la ricerca accademica? Non la giochi la ricerca accademica. Va bene, quindi allora fammi pensare un attimo. Mi sa che ho 6 Pokémon giusti, cioè non posso scegliere, sì? No, 7. 7, ok, ho Braxish, Cacnea, Sandile, Merip, Vivillon, Duxbone e Torkoal. Ok, chi fai fuori? Io un'idea ce l'ho. Io... farei fuori Cacnea, probabilmente. Va bene, va bene. Vediamo se a me va meglio, dai. Pacco ovviamente della stessa espansione. Direttamente dal Federic Store, che ormai è di famiglia, anche sponsor del Team Acqua, insomma. Peraltro ce la stiamo giocando, Axo, Codice sconto Axo 1, Pardini 1, direttamente dalla 4v4. È vero, siamo in piena sfida. In piena sfida, Allora, via il codicino, energia dietro e... Guarda, non penso sia... difficile fare meglio di me. Ma se trovi Coraidon lo puoi giocare, Luberone? No, dai, facciamo di no. Allora, Toadskull, quindi posso permettermi un Toadskull, che però fa cagare. Sandile anch'io. Mirror, okay. Bene. Houndoom. Male. Cane pane anch'io. Malissimo anche te. Sperando non trovi torto. Oh, vabbè, allora, dai. Insomma, diciamo, per come sta andando... ci possiamo giocare un Quaquaval, Sicklizar, un altro Toadskull, è proprio il destino. Oh, sei stato profetico, C'è Coraidon. E poi Espatra. E poi, ricerca accademica bella. Full art, peraltro. Tanta roba. Però, niente. Non si può giocare. Al fine della nostra rubrica non la giocherò. Allora, io ti dico subito che mi sa che vado di... Quaquaval, Crocodile, vorrà dire che abbiamo un Crocodile ambedue, Sicklizar, poi Coraidon lo togliamo, Toadskruel, Houndoom, e lo sai sono deciso fra Canepane
coppie di Espatra, ma penso che andrò di Espatra. Team okay. particolarmente esotico, quindi questo sarà il mio team. Sei pronto? Non molto, però dai, ci proviamo. Andiamo. Allora, Axio, parlaci un po' del team che hai scelto, come l'hai voluto comporre, perché vedo un bel troiaio con tante combo qui, Sì, allora, ho voluto lasciare fuori Cacturn perché, non lo so, perché Ampharos mi piace di più, mettiamola così, anche perché non ho idea di cosa faccia Cacturn, francamente. Non lo sa nemmeno lui. Ecco, un mezzo Trick Room, nel senso che di veloce veloce non c'è nessuno. È interessante che ci sia Vivillon con Polverabbia e dall'altro lato Bruxish con Distorto Zona, quindi... Ecco, reggimi se sbaglio, ma dovremmo riuscire abbastanza agevolmente a mettere Distorto in caso la volessimo. Abbiamo un'altra seconda core possibile, sempre con Vivillon, ma questa volta con Crocodile, qualora volessimo andare a settare Vento in Coda con Vivillon, oppure fare Polverabbia, Terremoto, con un Crocodile che è Choice Band. E Terra-Terra, è Terra-Terra, quindi... Mena forte. Ci sta. Hai una doppia core che appunto vediamo come riuscirò, se riuscirò a gestirla, perché invece facciamo vedere il mio di team. Io invece, signor Axo, ho un team molto meno scombaiolo, molto più ignorante, perché ho un Sigilisar che è un po' la mia chiave di volta. Ho deciso di farlo già che l'ho sbustato con Tagliacoda per vedere di mettere un sostituto addosso a qualcuno e poi sostanzialmente pregare. Potrei usare Espatra, magari, ne so, Terapsico con fotocollisione, quindi picchiarti duro, darti meno 2, oppure uscire il Quaquaval arrogante, che tutte le volte che fa una kill si aumenta l'attacco di 1. Meno male ho sbustato Houndoom, se no te di Torkoal mi sbriciolavi. Quindi sarà un po' un 50-50 a seconda della core che tu scegli, quella Trick Room torcollosa, quella veloce crocodilosa. Insomma, vediamo un po' cosa ne esce fuori, andiamo a giocarcela. Andiamo, dai, sono preoccupato lo stesso. Ci siamo, si scende sul campo di battaglia. Primo dato interessante è che Axio nel gioco si chiama Poketonks. E me l'ero dimenticato, quindi ha fatto ridere anche me di nuovo quando l'ho visto. Peraltro lo inviteremo, Poke Antonio. Allora, Bruxish Vivillon, va bene. Ok, mi sembra chiaro quello che tu voglia fare. Che dici? Ci sta. Axio, non so se darti una percentuale o no. Vuoi essere sculato? O vuoi la partita liscia? No, dammi la percentuale. Che vuol dire? Tanto se la giochi te la percentuale ho vinto. Ah, cazzo, hai ragione. Va bene. Allora ti faccio frana. Vediamo se ti flincia il Trink Room Setter. Se ti flincia Bruxfish. Vabbè, intanto taglia coda. Meno male ho sbustato Sigilisar. Ovviamente, ragazzi, serie nuova... Un format fresco che non mi sembra che si sia mai visto su YouTube, quindi se volete supportarci con un mega mi piace, ovviamente. Quanti gliene chiediamo ai ragazzi? Secondo me diventa tassativo chiedere 2000 like, ma ragazzi, like lasciateli perché sì, ma non è importante. Ve lo dico io una cosa importante, intanto che mi flincia Braxish. vediamo. Ragazzi, iscrivetevi al canale di Pardini. Com'è possibile che sia tipo il giocatore competitivo più famoso, subisco un crit, più famoso d'Italia, ma non ha ancora 100.000 iscritti? Vergognoso. Ecco, vedi. Diversi di voi godo, tra l'altro. Ecco, vedi la percentuale. Ancora non sono iscritti. La percentuale non l'abbiamo presa perché non c'era il 30%. Oddio, sì, era proprio il 30% come le persone di voi che sono iscritti. Iscrivetevi. Mi sembra giusto, mi sembra una giusta call to action. Va bene, allora io ho un Houndoom sotto sostituto e però hai messo Trick Room. Signor Axo. Dimmi, sì, io adesso giocherò il cosiddetto no-brainer, visto che è la mia primissima volta. Non mi dire così, mi metti in difficoltà, io no-brainer... E io lo so che ti mettono in difficoltà perché sono impredictabili, è ovvio che sia così. Quindi sto facendo le cose più stupide possibili da un punto di vista logico di una persona che sa giocare. Guardati questa. Vediamo un po'. Potrebbe reggerla? No. Bene, ho buttato via un sostituto. Bravo, bella giocata, giusto. Prima di uscire Torkoal. Vabbè, io ho fatto urlo rabbia perché ho detto magari lo notare il crit su Bruxfish, è il secondo probabilmente. No, avevo capito. Sì, povero pesce, si è preso 2 crit. Sì, io faccio i crit stupidi. Bene, ok. Però, attenzione. Nasty plot.
Attenzione, attenzione. Abbiamo un Houndoom versione CU incazzoso. Ok. Giusto, 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 giusto. Che su scemo che esco di Torkoal. Muova bene il trainer, però proprio non è che non ce l'ho il cervello, nel senso. Giusto. Va bene, abbiamo un problema qui. Avevo un grosso problema. Non è che mi poteva dare un levitante a me, capito? Perché a me mi ha dato il pollaccione e Spatra, che però... Che non levita e non è volante. No, cioè, capito? È un tacchino, ma... Il tacchino fattualmente non vola. Peraltro, così, nota a margine. Guarda bellino, Sicklizar che rientra al 100% PS, perché ha Regenerator. No! E la Citrus, capito? Quindi, se le aggiungi, cosa hai fatto? Porca troia. Vuoi scuotere la terra? Sì. Beh. Sono anche Choice Band. Beh. E attacco per primo. E qui, il più classico dei Protect Terremoto? Sì. Ok, mi sembra onesto. No, hai protetto anche tu, perché non è legale. Amico mio, io immaginavo che tu potessi attaccarmi a un Doom a più 2, quindi... come dire... Mentre invito il pubblico a guardare la faccia sveglia di Silizar. Qui io figlio una bella saccagna, Porca troia. Va bene, Houston, abbiamo un enorme problema. Bravo Crocodile, ottimo lavoro. Aspetta, fermo, ho la soluzione. Mi auguro che non sia vero. Ho la soluzione. Ho la soluzione ad ogni mal, la panacea. Di ogni male. Mi, adesso con correttezza mi devi dire Aqua Step non è priority. No, è da 80, non è priority. Però okay. Ti do un consiglio da amico. No, lo so. Ho capito. Io non mi devi dire niente, non ti ripeto. Non... Va bene, è giusto. Io però, come dire... Devi dirmi solo una cosa. Se io switcho fuori la Terra Crystal la perdo. No, ce la riai. Ah, non è una Dynamax. No, è la Mega. Ah, come sei secondi alla fine del turno? Veloce! Ah! Non volevo fare l'ultima mossa che ho fatto, vabbè. Vabbè, porco l'immagino. Oh, sta venendo contro ogni pronostico anche una bella partita dati i Pokémon. Comunque pensa se tipo uno di noi due sbustava, vedremo cosa succederà nelle prossime puntate con gli altri tuoi colleghi, se magari tipo uno sbusta Iron Hands o un Grandizzanne, insomma... Gli equilibri vengono decisamente sconvolti. Fatto sì, sta che sì, qui sì, io sì, sì. Dovevo serare volante perché sì. Te sei bloccato. L'avevo capito. Quando mi sono girato ho detto no, qua va una priority, poi ho visto meglio, ho detto ok, no, c'ha la terra volante. Vedi che giocare a lista aperta, cioè conoscendo il team dell'avversario, esattamente come si fa alle competizioni ufficiali per chi fosse meno avvezzo, è fondamentale. Chiaro. E qui, vabbè, sotto sole... Non ti faccio troppo, onestamente. Cioè, considerando che sono anche assorbisfera. Ma però sai perché ti dicevo che io qui ho... Però c'è questo piccolo problemino. Porca merda. Ah già, vero. C'è questo piccolissimo problema. Ovviamente, raga, i codici del team di Amio che di Axo li avete. Non sono team che sopportano l'ulto del regolamento competitivo ufficiale, ma se volete così giocarli fra amici, riprodurre magari il match Axo versus Pardini, lo potete fare e ve li lasciamo anche al primo commento. Ok, pensavo avresti switchato fuori. Ho provato a leggere troppo. Cioè hai fatto la play del pardo qui? Sì. Pazzesca, sì. Allora qui secondo me dovevi sparare onda calda sotto sola più 2. Avevo paura di Houndoom dentro. Sei andato a un passo dalla gloria, perché se lo facevo e lo stavo per fare... Sì, no, sarebbe stato pazzesco. Cioè, mi avresti umiliato in casa mia. E qui però io ora ho un bel momentum. Certo. Come si vedono le info sul campo, tipo quanti turni di Trick Room? Devi premere il tasto Y e poi andare su un Pokémon con la A. Infatti la Trick Room è finita. E hai 3 turni di sole. Sei spacciato. Io c'ho qua valle balla. Bel match. Sì. Giusto. Te devi rintimidire e provare a rimetterla.
Ok. Due crocodile in campo. Una delle carte che si trova più, come dire, frequentemente. Più frequentemente in Interlatte, violetto. E qui però e qui però anche il meno uno. Peccato perché è chiaro, Terando diventa stab 120 life orb. Certo. Poi siccome è un Quaquaval arrogante, un po' come Tonks, si toglie il meno uno. Si toglie il meno uno. E qui avevo fatto frana per coprire l'oro. Ok. Ok. C'è stato quel turno sliding doors dove se tu avessi fatto onda calda, forse, però effettivamente io potevo entrare di Houndoom. Io sono orgoglioso della tua read, guarda. Ormai c'è molto poco che io possa fare, essendo Choice Band, non avendo più Switch fuori. Hai fatto frana? Eh sì. Hai fatto bene. Minchia, che pigna ho tirato. Quanto cazzo mena qua, qua coso? Ai ai. Vabbè. Ti giuro non mi aspettavo killasse. Ok la life orb, ok è diventata stab, ok 120, ma non pensavo. Perché non era più uno, era più zero. Io non ne avevo idea, non so nemmeno che statistica ci abbia in realtà. No, no, ma io non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Vabbè, ad ogni modo. Dai, ti sei divertito? Sì, no, è stata una bella lotta, devo dirti. Ho sconfitto Poketonks, peraltro, quindi... Sì, 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 io ne esco pulito. Signori... Mi lavo le mani. Allora, noi vi salutiamo, grazie Axo al solito per la disponibilità a gestarsi in questi progetti strampalati. Se vi è piaciuto questo format lasciate mi piace, soprattutto come diceva il nostro caro amico, iscrivetevi al canale, mi farebbe piacere raggiungere 100k as soon as possible, nonché fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti.